La dirigenza di Warner Bros. Deve essere composta da una carrettata di psicologi fascisti impegnati ad analizzare il cervello dell'acquirente medio allo scopo di trovare le strategie più subdole e sottili per guadagnare quei dollari in più. Dico quei dollari in più perché Warner ha bisogno dei vostri dollari o dei vostri euro, quello che preferite, basta che siano soldi. Vanno bene anche le monetine. Naturalmente stiamo per analizzare il caso assurdo della Terra di Mezzo, l'ombra della guerra, seguito di quel gioco spettacolare che fu l'ombra di Mordor. Allora, l'ombra della guerra è andato piuttosto bene, secondo i pareri della stampa internazionale, ma ha avuto la poco brillante idea di implementare le microtransazioni integrandole con una delle meccaniche principali del gioco. Il risultato è stato lo stress e la frustrazione di tanta gente e anche tanto amaro in bocca. Di lì a poco, infatti, sarebbe scoppiato il caso Battlefront 2, quello che ha scandalizzato mezzo mondo. Ovvio quindi che parliamo di un momento storico in cui le microtransazioni non erano viste proprio nel migliore dei modi. Warner se ne è bellamente sbattuta le olive e ha lasciato tutto così com'era, perché i giocatori e la stampa in fondo si stavano concentrando su altre produzioni. Eravamo molto attenti a Battlefront 2, eravamo molto attenti a Destiny 2 e al suo Eververse, e Warner intanto strisciava come un verme silenzioso e vendeva quello che doveva vendere senza fare troppo rumore. Il gioco non è stato apprezzato quanto il suo predecessore, ma ha comunque piazzato le sue copie e fatto registrare numeri importanti. Tutto questo avveniva a partire dal 27 settembre 2017. È passato quindi quasi un anno e adesso è successa una cosa magica e inspiegabile. In un momento di estremo altruismo e spirito di solidarietà, Warner ha deciso di rimuovere tutte le microtransazioni dal gioco, ribilanciare tutto alla luce della nuova struttura, rilasciare una demo su PC Windows e a che ci siamo anche scontare il prodotto. Così, per magnanimità, o forse no. Cerchiamo di vederci un pochino più chiaro. Allora, partiamo dal presupposto che a un'azienda del genere non frega assolutamente nulla di far incazzare o meno i propri utenti. Questo significa che qualsiasi movimento è finalizzato al guadagno e al compiacimento degli investitori, gli importantissimi investitori. Rimuovere le microtransazioni è sicuramente un'azione positiva nei confronti dei giocatori, dato che parliamo di un prodotto venduto a prezzo pieno. Ma perché questa rimozione avviene a 10 mesi di distanza dal lancio? Allora, non molti anni fa, i trend di vendita dei videogame sono cambiati. A dare un chiaro segno al mercato è stato Minecraft, che ha reso questo cambiamento evidente agli occhi di tutti. Prima di Minecraft si era convinti che circa il 90% delle copie di un gioco sarebbe stata venduta entro le prime 3 settimane dalla commercializzazione. Minecraft, invece, vendette e continua a vendere ancora oggi con una stabilità incredibile, macinando milioni su milioni di copie sul lungo periodo in virtù del passaparola, degli aggiornamenti ai contenuti e della community. Non molto tempo dopo, altri sviluppatori provarono a marciare sulla stessa strada, con un certo successo. Steam andò ulteriormente incontro a questo mercato con i suoi sconti. I giocatori compravano videogame anche di una certa età grazie al prezzo particolarmente ridotto, come spesso accade durante i saldi del network di Valve. I volumi di vendita di alcuni prodotti riuscirono addirittura a risollevare le sorti di alcuni franchise. Ad esempio, con il reboot di Tomb Raider, Square Enix dovette fare i conti con vendite parecchio al di sotto delle aspettative, e fu proprio grazie ai saldi di Steam che il gioco riuscì ad andare in positivo sul lungo periodo, nonostante nessuno ci sperasse più. Accadde qualcosa di molto simile anche con Just Cause 3. Poco a poco anche Sony si avvicinò ai metodi di Steam, introducendo sconti molto più frequenti e molto più generosi di quanto non facesse in passato. Oggi PSN, a pensarci bene, non ha molto da invidiare a Steam in termini di prezzi, anche se ovviamente la varietà resta inferiore. Tutto questo Warner lo sa. L'Ombra della Guerra ha venduto ai giocatori hardcore, ha venduto agli appassionati del franchise, ha venduto a chi non si è lasciato scoraggiare dalle microtransazioni.
ha venduto a chi quelle microtransazioni le ha usate, a chi le considera una componente quasi normale all'interno di un videogame venduto a 70 euro. L'appassionato, il fan, tende ad andare meno in paranoia rispetto a un utente che gioca a più prodotti e che spende il denaro in maniera attenta, magari anche variegata, su più giochi. Se tu ami il franchise della Terra di Mezzo, magari ti viene voglia di platinarlo. Probabilmente non farai solo la storia principale, te ne andrai a fare le missioni secondarie e cercherai di trarre il più possibile da quel gioco, di passarci il più tempo possibile. Questo significa anche che, potendo, spenderai in microtransazioni. Tutto questo vale per i fan più sfegatati. Chi non è altrettanto affezionato, chi magari è solo alla ricerca di un buon gioco, si ritroverà con un prodotto castrato da un'implementazione invasiva delle suddette microtransazioni. Ci sono poi tantissime persone che per un motivo o per un altro non avranno comprato L'Ombra della Guerra, magari chi era rimasto scottato dalle microtransazioni, magari chi era sensibile ai discorsi su Battlefront 2, magari chi non era convinto del bilanciamento proprio per via di quel nuovo sistema di monetizzazione, o chi aveva altro da giocare, chi magari non era convinto dell'acquisto e aspettava un qualche taglio prezzo. Ci sono tante possibilità. Fondamentalmente io credo che il discorso che deve essere chiaro è uno, ovvero Warner ha già venduto il gioco a chi voleva e poteva spendere in microtransazioni, ha già venduto a chi poteva essere sfruttato. Adesso però è possibile generare altri profitti puntando a clienti diversi. Non volevi il gioco come era prima? Perfetto, te lo metto in sconto, ti faccio provare una demo e ti rimuovo anche le microtransazioni. Perché chi doveva spendere ha già avuto 10 mesi per farlo e io ho massimizzato i miei introiti. Tu, che vuoi comprare il mio gioco a 14,99 € in saldo, non spenderesti comunque un centesimo in microtransazioni. Non ha senso che io le mantenga. E se devo rimuoverle, ho certamente bisogno di ribilanciare tutto il macello che avevo creato al lancio. Però aspetta, facciamo anche di meglio. Facciamo la parte dei buoni. Facciamo che noi ascoltiamo la community, facciamo che abbiamo deciso di sistemare tutto, di correggere i nostri errori. Sì, dai, facciamo che abbiamo cambiato idea. Facciamo che i giocatori hanno vinto nella loro battaglia e che sono stati loro a convincerci che le nostre idee fossero sbagliate. Abbiamo sbagliato, ci pentiamo, ora vi offriamo un prodotto migliore a un prezzo inferiore. Provate la demo se non siete convinti e in regalo una batteria di pentole in acciaio inox. Giusto ieri pomeriggio leggevo su una nota testata americana una notizia riguardo L'Ombra della Guerra. Dicevano che questo era il momento giusto per acquistarlo, dato che costa meno e che non ci sono più le microtransazioni. Non vi sto raccontando questa storia per sottolineare il consiglio che danno di acquistare il gioco, che di per sé potrebbe anche essere un consiglio sensato. Ve lo dico per dimostrare che Warner ha in parte vinto la propria scommessa, perché ha ottenuto copertura mediatica 10 mesi dopo il lancio. Nessuno parlava più dell'ombra della guerra a 10 mesi di distanza dal lancio, però siamo tutti molto sensibili quando un gioco rimuove le microtransazioni. In fondo siamo ancora scottati da quanto è successo lo scorso novembre. Ogni volta che possiamo ce ne usciamo con una frase tipo gioco X non avrà i loot box o gioco Y adesso non ha più cosmetici a pagamento, perché crediamo che questa sia una nostra vittoria, qualcosa di cui noi siamo responsabili. In alcuni casi è così, in altri casi assolutamente no. Nel caso dell'Ombra della Guerra, assolutamente no. Io stesso, parlandovi in questo video, sto in parte facendo copertura mediatica, sto facendo il loro gioco, si potrebbe dire. Quello che voglio naturalmente non è dare visibilità al gioco, ma spingere i potenziali acquirenti, ovvero voi, a riflettere con molta attenzione se vogliono lasciare un messaggio. Warner sta giocando con la community, sta recitando una parte. Ha fatto i suoi comodi, ha guadagnato i suoi milioni, adesso però ne vuole altri e per farli vi appoggia una mano sulla spalla, vi guarda negli occhi e vi dice che è vostra amica.
È amica di tutti i giocatori rimasti scottati da Battlefront 2. Si sono pentiti. Diffidate sempre di chi sta più in alto di voi. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Vi invito a seguirci dai link qui sotto in descrizione. Su Facebook pubblichiamo news e contenuti multimediali, su Instagram immagini divertenti, giochiamo regolarmente su Twitch e il link è sempre qui sotto. Si sclera e si parla di videogame. Iscrivetevi. Se intanto il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e a condividerlo. Se non vi è piaciuto, lasciate un pollice in giù e fateci sapere cosa non vi ha convinto nei commenti. E alla prossima!